Sei pronti? Allora, una bella carne alla pizzaiola, però è inverno. E con che cosa la facciamo? Adesso lo dico io. Allora, pomodori del pendolo, belli, questi tutto l'inverno, guardate qui che spettacolo. Questi qua li fanno così, leggermente un po' asciugare e durano fino a marzo-aprile. Poi, basta con queste fettine, basta, basta. Allora, con che cosa la facciamo? Mirko! Lode a te, guarda qui, grande, grazie Mirko. Pannicolo, pannicolo, ricco di sangue, ricco di ferro, diventa tutti forti e muscolosi. Poi, l'origano secco, cipollotto, aglio, le olive buone quelle là, nocciolate da giasche di Sommariva e l'olio sempre da giasche di Sommariva. Sei pronti? Io devo. Allora, mettiamo subito l'aglio, quindi pulisco l'aglio. Due spicchi ci vogliono tutti perché sono piccoli piccoli, meno si vedono, meno si vedono. Quindi olio e aglio. Ecco qua, versiamo l'olio, bello, abbondante. Dobbiamo intingere il pane, qua ci vuole, perché abbiamo i pomodori, abbiamo la carne, e per pane, e dai. Poi incominciamo a far piano piano rosolare l'aglio, così, piano piano prima lui, vai, rosolati caro, bello. Allora, così si conservano bene, con sotto la paglia, quando questi cascano, si possono staccare anche, non si rompono, è fighissima questa cosa, questa scatoletta. Io l'ho comprata 2,5 kg, l'ho comprata, il prezzo varia dai 6,50 euro ai 12 euro, non c'è proprio un vero e proprio prezzo. Allora che faccio io? Taglio i pomodori a metà, già lavati, così. È un sapore unico, ragazzi. D'inverno no pomodoro fresco. No, no. Questo è Casapriore, pomodori freschi qua ci stanno d'inverno, servirà all'incirca una quindicina di pomodori, dai. Perfetto. Poi cipollotto. Che fai? A Casapriore ci sta il cipollotto. Su. Come fai a non averlo? Tagliamo il sotto, la radice. Levo la prima pellicola, diciamo, eccola qua. Poi tagliamo, affettiamo così. Un po' di cipolla fresca ci va, è dolce, un dolcetto, vai. Prendo la cipolla, il cipollotto, tolgo l'aglio, eccolo qua, bello doradino, come piace a noi. Eccolo, vedete? Mettiamo il cipollotto, non lo facciamo bruciare assolutamente, e poi subito con i pomodori. E schiacciamo, schiacciamo. Mamma mia, ragazzi. È un pomodoro bello asciutto questo qua, perché è leggermente asciugato, quindi c'ha poco, ma è tutto buono il dentro che c'ha, vedete? Diciamo frutta poco, ma quello che frutta è la bontà. Ecco qua, così. Così, schiaccio, schiaccio. Queste buccette, queste cose buone, buone. Poi l'origano, abbondante, mi fa impazzire. Un po' di sale, eccolo qua. Mamma mia ragazzi, che profumo, che profumo. Ma che è tornata l'estate? No, no, fa pure freddo oggi. Guardate qui, così, schiacciato bene bene. Un pizzico di pepe e ci siamo. Io spengo così, basta. Quindi abbiamo fatto separato la carne, faremo separata la carne dal pomodoro. Adesso vi dico anche perché. Adesso qui al massimo, spingiamo al massimo, ungo un po' di olio il pannicolo. Ma che cos'è il pannicolo? Il pannicolo è il diaframma, è una parte dell'animale che pesa all'incirca meno di un chilo, meno di un chilo, e non si trova tanto facilmente, ma voi dovete fare quello che faccio io. Io divento amico dei macellai, divento amico del fruttarolo, divento amico di tutti, perché così ve li
mi li curo, capito? E dico, oh, non te lo mangia solo adesso, Pannicolo, ma Mirko, dammi pure un po' a me. E così accade. Adesso, ungo anche qua da questa parte, poco poco, così. Quindi l'olio non troppo sulla carne, la padella è bella calda. Ah, cominciamo? Andiamo? Allora, perché diciamo cuociamo in due padelle differenti? Perché qui dobbiamo controllare la cottura. Deve essere dentro morbido. Fuma, è bollente. Ah, questo è il rumore che vogliamo sentire, ragazzi. Perché dobbiamo rosolarla bene fuori all'esterno, così tutti i succhi rimangono dentro e quindi sarà bella morbida. Io applico sempre questa tecnica, vedete, mentre cuoce si alza, vedete, si colora di bianco, no? Si schiarisce. Quindi che facciamo? Arrivati a un certo punto, quasi alla metà, diciamo, dell'altezza della carne, così, e giro. Guardate qua che meraviglia, mamma mia. Questo ragazzi è fantastico, trovatelo che mi ringrazierete per tutta la vita. Ai ai ai, mamma mia, sto pezzetto mi sta guardando brutto, eh? aspetta un po', yeah. Buon assaggio questo qua, che bontà ragazzi, buonissimo, saporito, e ancora non ho messo il sale, basta, siamo pronti, è cotto, vado, adesso impiattiamo. Qua che meraviglia, ecco qua, l'olivetta, si deve dire l'olivetta, ah. Un po' di origano, ah, così, mi raccomando, non comprate già quello già tritato, macinato, che sa, sembra tè, comprate quello a bastoncini, a rametti, che poi lo sfogliate voi. Adesso io devo assaggiare, metto qui il pomodorino. Allora, non cominciate di niente, questo posso tagliarlo qui solo perché è di ghisa, non è antiaderente questa, eh? Mamma mia, che bontà! Grazie a tutti, grazie alla natura, grazie ai pomodori del Pendolo, grazie a Costino Sommariva. Grazie a tutti ragazzi, che bontà, una ricetta veloce e tanto tanto buona, che bontà.